Vabbè, allora, questa è verosimilmente l'ultima volta che io faccio stand-up. Potete fare un verso di tristezza americano se volete. Grazie. No, sì, vabbè, perché stanno succedendo delle cose nella mia vita per cui penso che cambierò un po' direzione. In realtà sta succedendo una cosa sola e ve la posso anche dire in serenità. Mi hanno approvato il bonus psicologo. Non ho più bisogno di voi. Andrò da un'altra parte a dire le mie cosine. No? E tra l'altro immagino che all'inizio farò esattamente quello che faccio qui, cioè dire cose buffe sperando di scopare. Quindi le sedute saranno tipo una cosa. Sì, perché vede, dottor Donowitz, io vorrei uno psicologo newyorkese ebreo. Vede, dottor Donowitz, io ho un rapporto difficile con mio padre perché mio padre mi spiega le cose sempre in maniera così strana. Pensi, quando ero piccolo andavamo in macchina e io gli chiedevo tra quanto arriviamo, tra quanto arriviamo. Lui mi rispondeva sempre cose tipo fra 6 miglia nautiche, no? E poi correva come un pazzo, dottor Donowitz, andava velocissimo e io avevo una paura proprio per ogni miglio che facevamo, io perdevo 25 anni di vita. Infatti potremmo dire, dottor Donowitz, che io ho vissuto le mie miglia un quarto di vita alla volta. E il dottor Donowitz direbbe: che avevamo detto sul parafrasare Vin Diesel? Solo quando sono sul palco, dottor Donowitz. No, poi sono anche abbastanza convinto che, tipo, dopo 4-5 sedute, il dottor Donowitz mi dice che tutta sta cosa delle battute, l'eterosessualità, è perché sotto sotto mi piace il cazzo. Cioè, alla quinta seduta, il dottor Donowitz mi fa: nega niente, niente. Sì, perché il dottor Donowitz ha studiato a Ostia. È un newyorkese ebreo che ha fatto la didattica a distanza. No, comunque, in realtà non ho cominciato ancora a fare cose. Siamo d'accordo che il bonus psicologo è una stronzata? No? Allora, è uno strumento che ha aiutato sicuramente delle persone, non è male. Però vi spiego perché secondo me è una stronzata. Perché non so se vi siete informati, ma lo bonus psicologo, tipo, nella migliore delle ipotesi, e la migliore delle ipotesi, Willy, è quella in cui siamo più poveri, ti danno al massimo 600 euro, ok? 600 euro dallo psicologo ci fai mesetto e mezzo, mesetto. Willy, diciamocelo, in un mesetto non la risolviamo questa cosa. Quindi per me è la cosa tipo cioè ha lo stesso meccanismo delle palestre brutte, quelle che fanno il mese gratis, avete presente? Presente le palestre brutte? Quelle in periferia, negli scantinati senza finestre. Quelle che il proprietario tendenzialmente è un nome che finisce con una consonante. Tipo Ilan, Manuel, Tancred. E la mia paura è che questa cosa che ora ci sono dei soldi pubblici nell'ambito, cioè attorno all'ambito della psicanalisi, non so qual è la terminologia corretta, verranno fuori un sacco di studi di psicologi improvvisati, cioè no, con quella iniziativa di ah, ci sono dei soldi del governo, minchia, ci dobbiamo aprire uno psicologo. No, questa cosa, tipo quella che c'era per i punti SNAI un po' di tempo fa, cioè questa cosa così. E la mia paura è che questi psicologi avranno le stesse dinamiche delle palestre brutte, no? Cioè questa cosa di gli facciamo fare un mese gratis e poi in caso pagano, in caso ci siamo a casa di soldi, no? E quindi avranno tutte le dinamiche delle palestre brutte, cioè che tu arrivi lì e fai: oh, salve, sì, piacere dottore, salvo, piacere Tancred Donowitz, no, piacere dottor Donowitz, sono molto contento di essere qui perché io, cioè, fermo, fermo. È la prima volta che vieni, non so perché è catanese questo psicologo. È la prima volta che vieni, fammi vedere un poco quello che sai fare, parlami della tua giornata, no? E tu vai lì e lo fai, ah sì, no, perché c'ho questa cosa. Poi te ne vai, settimana dopo ritorni, carico a pallettoni, pronto a cambiare la tua vita, e dici: ah no, sì, dottore, salve, io sono contento di essere qui perché volevo parlare di questa. Fermo, fermo. È la seconda volta che vieni, oggi facciamo la scheda. E ti spoglia nudo, ti
davanti a questa lavagna e dice: allora, lunedì partiamo con una cosa facile di riscaldamento, mi parli del rapporto con tua madre. Mercoledì non voglio sentire cazzi, ti faccio sudare, mi devi parlare di quel tuo zio un poco intimo. E venerdì gambe,